Mi chiamo Sara Boyer, sono una pittrice, dipingo e realizzo performance live da ormai 30 anni e ho sempre realizzato opere, seppur piene di significato simbolico, legate a temi tendenzialmente psicologici e sociali con una base abbastanza figurativa e surreale. Erano anni che parlavo della carenza di immagini pubbliche che donassero una rappresentazione consona all'importanza della figura femminile. Quasi tutti noi siamo stati cresciuti o allattati o nutriti da una donna. Io personalmente ho perso mia madre molto giovane e sono poi diventata madre di una splendida ragazza. Questa mia opera, con la donna calata alla città, che può anche essere letto come un abbraccio, è un atto di riconoscenza alle donne. La donna è rappresentata in quanto creatura capace di donare valori, impegno, forza e pazienza, ma anche coraggio. Non è solo la donna che procrea e allatta, ma la figura femminile in quanto esempio. Il messaggio dell'opera non è femminista, ma consona all'importanza del femminile che è in tutti noi. Una parte che la società tutta dovrebbe sviluppare per rendere migliore un'evoluzione che altrimenti si sviluppa in modo squilibrato e aggressivo, togliendo lustro ad una razza, quella umana, che si è dimenticata di una parte fondamentale di se stessa. Realtà come il Mao sono bacini fantastici di quell'esempio di evoluzione del vivere, in cui l'arte rende migliore la vita di chi abita una città che è resa più fruibile ed empatica, diventa ispiratrice di pensieri sul significato del vivere.